Ciao, sono Marco DJ, benvenuto in questo video, ti presento il controller FLX4 della Pioneer che è uscito già da qualche mese. Andiamo a vedere la funzionalità Smart Fader e CFX. Nella funzionalità Smart Fader vedremo come funziona questo fader per mettere a tempo da un brano all'altro in automatico e anche utilizzare il CFX per applicare alcuni effetti a questi comandi e il Release Effect. Ringrazio anche Andrea Neghi per i suggerimenti tecnici e le novità su questa console e anche il proprietario che me l'ha prestata per realizzare questo video. Noi ci vediamo dopo la sigla. Benvenuti ragazzi, vi presento la FLX4, vediamo le novità di questa console, soprattutto sulla modalità Smart Fader e CFX per applicare gli effetti. Prima di iniziare con la dimostrazione, sto registrando il mio audio tramite l'ingresso microfonico della FLX4 e datemi il vostro parere come si sente, se si sente bene. Nella cuffia al momento sento un riverbero eco nelle cuffie, può darsi che l'impostazione audio che ho io in questo setup, però nella registrazione audio dal master output sentiamo perfettamente com'è il vocale. Dietro c'è l'ingresso microfonico con l'attenuatore che, se lo impostate su 0, permetterete di far inserire il vocale, quindi la voce che sentite adesso entrerà nell'ingresso microfonico. Se lo impostate all'infinito andrete a chiudere l'audio. Per aprire anche l'audio poi sul microfono aprite il canale microfonico, quindi ad esempio aprite, adesso chiudo, non mi sentirete più. 1 2 3 1 2 3, adesso mi sentite di nuovo e abbiamo aperto il canale microfonico. Questo comando permetterà di mettere il deck di sinistra con il deck di destra a tempo, infatti vedete che i due brani musicali non sono con lo stesso BPM. Ci spostiamo con questo crossfader da sinistra a destra, quindi andiamo a premere il tasto Smart Fader. Vedete che su Recordbox ha messo a tempo i due brani, sono entrambi a 128 BPM. In questo caso andiamo a riprodurre anche la traccia in un punto che vogliamo noi, vedete, col tasto Q. Facciamo play su una battuta. Adesso ho fatto play, sono già a tempo e inizio a spostare il cursore del fader. Se avete due tracce che si armonizzano molto bene l'una con l'altra, riuscite a fare anche un ottimo mix velocemente passando da un deck all'altro. Questa comodità di Smart Fader è una cosa nuova, però la potete utilizzare con molta attenzione perché dipende molto dalla traccia audio su Recordbox come è stata analizzata prima di fare il vostro mix. Se una traccia non è perfettamente sincronizzata o non è armonica o non è stata analizzata nel miglior modo sui punti di inizio e di fine durante l'analisi, potreste avere dei problemi durante il mixaggio perché magari non è perfettamente a tempo o suona in modo molto strano. Vedete che è molto velocizzato, quindi adesso lo vado a rallentare col pitch di destra, lo potete vedere. Sono entrambe 128, tolgo il Smart Fader. La traccia di sinistra la vado a spostare adesso a 124. La vado a mettere a tempo ripremendo lo Smart Fader. Me l'ha messa entrambi a 128, vedete? Partiamo in battuta. L'ha messa a tempo, andiamo avanti. E ha fatto un passaggio piuttosto fluido a tempo. Un'altra cosa da notare è che durante la messa a tempo, il passaggio da un brano all'altro, c'è un effetto di eco, come potete aver notato. Ve lo faccio sentire senza riprodurre il brano di sinistra. Se non lo vogliamo lasciare per aprire o chiudere un DJ set, possiamo andare anche su Recordbox. Con il vostro mouse vi posizionate in alto a sinistra su Recordbox 6, vedete che c'è un segnale assegnazione effect, lo andate a disattivare, andate sul tasto 2 e lo andate a premere anche quello col mouse. Adesso rifacciamo la prova e andiamo a disattivare lo Smart Fader con l'effetto eco. Come avete visto abbiamo fatto una chiusura molto secca tra un brano e l'altro, adesso lo facciamo mettendo a tempo. Premiamo il tasto play del deck di sinistra. Sono sempre a tempo ma senza l'effetto eco. Andiamo a provare. Avete sentito durante il passaggio molto veloce che non c'è un effetto eco. Disattivando il tasto Smart si disattiva la possibilità di utilizzarlo, ripremendo si riattiva su Recordbox 6, come vedete sullo schermo a sinistra e a destra, l'effetto di nuovo in automatico eco. Quindi se lo vado a provare sul deck di sinistra o di destra è la stessa cosa. Vado sul deck di destra.
Andiamo a vedere adesso la funzionalità Smart CFX. Riposiziono lo Smart Fader qui al centro, così possiamo produrre un brano o l'altro, e andiamo a vedere come funziona. Per attivare l'effetto Smart CFX dobbiamo andare sul nostro brano musicale, che è in corso di riproduzione, premere il tasto Shift qui a sinistra, premere anche Smart CFX e vedete che su Rekordbox è stata attivata una finestra. Lo rifaccio, 1, 2, e potete decidere quale effetto applicare. Per esempio, possiamo provare questo effetto. Per attivarlo completamente, dobbiamo rigirare la manopola sul nostro brano e ve lo faccio sentire. Come avete sentito, possiamo riprodurre il brano con questo effetto di filtro passa alto, passa basso, insieme a un effetto incluso, quindi due effetti in un'unica manopola. Anziché usare il release, possiamo utilizzare tutto in un'unica manopola. Ve li faccio sentire una alla volta con il comando degli effetti aperto. Andiamo a provare, via. Attivo il tasto Smart CFX e li vado a cambiare una alla volta. Shift, Reflect Echo, Mobius Echo. Noise. Cyberjet. Cyber Pitch. Twister. Phantom Echo. Reflect. Ok. Apriamo l'effetto. Sentiamo che è stato attivato un flanger perché lo vediamo in alto a destra su Rekordbox. Con il mouse lo vedete qui, lo attivo e lo disattivo premendo col tasto del mio mouse, eccolo, lo posso aprire e chiudere e posso utilizzare lo stesso identico effetto insieme allo Smart CFX. Andiamo a fare un'altra prova, apriamo l'effetto, adesso insieme al flanger lasciato aperto andiamo a muovere anche la manopola. Adesso ho disattivato il CFX, quindi gli effetti li vado a riattivare. Abbiamo visto la dimostrazione su come funziona il CFX con gli effetti release e ora utilizziamo lo Smart Fader insieme agli effetti. Andiamo a fare un'ulteriore prova. Facciamo play sul deck di destra per vedere come funziona lo Smart Fader insieme agli effetti. Facciamo play. Adesso non sono a tempo i brani, premiamo ancora Smart Fader. Mi sposto adesso lentamente attivando un effetto, come vedete qua, Smart CFX, lo mettiamo sul deck di destra e vado a cambiare. Mi sposto. Dal mio punto di vista sono molto divertenti, molto comodi da utilizzare, con molta attenzione, da non esagerare durante i vostri set, e potete fare tanta pratica e trovare i vostri effetti preferiti per i vostri set. Se vogliamo applicare gli effetti sul microfono, quindi sulla mia voce in corso, tramite Rekordbox. Prendiamo il nostro mouse, ci posizioniamo esattamente qui a sinistra, vedete che c'è il segnale della mia voce, lo riattivo, non sentite nulla. Ora vado a spostare la manopola degli effetti dentro Rekordbox, via. Eccomi. Adesso sentite sicuramente l'effetto eco. Ok, riposizioniamo al centro, andiamo a cambiare effetto, magari riverbero. Ci spostiamo. Ciao. Siamo in uno studio di Mako DJ. Andiamo a fare un'altra prova del pitch, ma non lo userei sicuramente nei DJ set, è una cosa divertente. Facciamo una prova. Questo è Mako DJ, come va ragazzi? Oppure, se volete usare questo, fatemi sapere.
Praticamente possiamo utilizzare la modalità pitch, ma è molto divertente magari per il karaoke, non per il DJ set. Bene ragazzi, abbiamo terminato il video. Se avete ulteriori domande o suggerimenti, scrivetelo qui sotto nei commenti. Abbiamo visto quali sono le novità di questo controller FLX4, lo smart fader, CFX e l'aggiunta del comando del microfono sulla parte frontale rispetto ai controlli precedenti che è nella parte sul retro e altre cose particolari che ha in più questo controller. Il materiale è bello, si presenta bene, è un controller ottimo come entry level da poter utilizzare sia in casa che in giro per feste e eventi privati. Se avete domande, scrivetelo qui sotto nei commenti e noi ci vediamo alla prossima. Un saluto da Mako DJ.